per avere giustizia e non dimenticare Niccolò Ciatti, ragazzo di Scandicci, ucciso 4 anni fa in una discoteca in Spagna. Arriva l'arte. Il maestro Ugo De Vita, infatti, porta in scena l'assurda morte di Niccolò, un omicidio ancora impunito con 3 spettacoli, uno a Scandicci, l'altro a Firenze e l'ultimo in Spagna. Il titolo dello spettacolo è Fatti non fosti a viver come bruti e richiama il 26° canto dell'Inferno dantesco. E vogliamo continuare la nostra, quella che ormai è una battaglia verso la giustizia che Niccolò deve avere, e questo spettacolo penso ci aiuterà. E quello che mi auguro è che le tante persone, che spero ci siano, soprattutto ragazzi, capiscano che cosa vuol dire il valore della vita, quella vita che è così importante, ma che forse viene sottovalutato perché è sicuramente la cosa più preziosa che abbiamo. L'Europa è un paese civile, in un paese dell'Unione Europea non può che esserci una giustizia che noi vogliamo, sosteniamo e perseguiremo fino alla fine. È una manifestazione di cultura che però tiene viva l'attenzione e la memoria di Niccolò, che non c'è più. È un'iniziativa tra l'altro in lingua italiana e in lingua spagnola. Ovviamente il maestro Ugo De Vita ha voluto portare il messaggio culturale per questo tipo di iniziativa che terrà viva di nuovo la memoria del nostro Niccolò che non c'è più.